Bella ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Siamo di nuovo su Star Wars Jedi Fallen Order. Mi piace veramente tanto vedervi nei commenti, ragazzi. Sono veramente felice e fiero di questa serie nel vedere tutti i commenti positivi che state mettendo e tutti i complimenti che davvero, ragazzi, mi riempiono davvero di felicità perché capisco che il lavoro che sto facendo qui lo sto facendo bene, quindi vi ringrazio veramente tutti. E a tal proposito, visto che appunto mi stai dicendo molti come lo porti tu, non lo porta nessuno, proprio per questo voglio provare a fare una cosa che forse in pochi farebbero. Non mi giro e vado avanti, ma torno indietro. Voglio provare a vedere se c'è questa libertà. Provo, ragazzi, so che sto rischiando molto. Ma al posto di Dove si trova? continuare su Kashyyyk, voglio tornare un attimo su Bogano e vedere se ora che ho la spinta posso sbloccare nuove zone. Lo proviamo, ragazzi? Cosa dice quell'affare? Non so quale sia l'utilità dei droidi. Chiediglielo. Lui riesce a capirti. Davvero? Senti, non volevo offenderti. Non sopporto i droidi. Ma che dici? Sembri un imperiale. Sottomettono anche i droidi senza pietà. Quindi lui è uno dei nostri. Mi dispiace. Cambio idea. Sei a posto, amico. Ci fa andare dove vogliamo e quando vogliamo? Bene, stiamo arrivando. Mettiti a sedere. È fantastica questa cosa, ragazzi. Voglio vedere se effettivamente riusciamo a sbloccare nuove zone su Bogano grazie alla spinta. Faremo presto, ragazzi. Anzi, forse taglio nelle zone in cui c'è la spinta. Ci ribecchiamo lì. Continuiamo ad andare, ragazzi, perché effettivamente questa cosa qui non l'avranno fatta tutti di tornare indietro. Ma io ho avuto questo presentimento che tornare indietro non è poi una bruttissima idea, perché come vedete lì c'è un qualcosa da fare. Quel ponte lì adesso lo posso tirare giù con la forza, con la spinta magari, vedete? Ho ho ho. Che palle sto braccio collettore. Ma è possibile che per sto braccio non riusciamo ad aprire nulla? Grande fenditura. Ma che luogo è? No! Officina abbandonata? Non mi ricordo di essere stato qua. Questa è nuova, per esempio, vedete? Tornare in di no, Ale, fai solo la storia. Ma come fai? Ehi, piccoli, dove andate? Guardali come. Oh, scappano, eh. Si va mica a prendere questi. Braccio connettore di sta cippa. Ci sta distruggendo metà gioco sto braccio connettore comunque. Dai, fai anche qua. No, questa si apre. Shortcut. Scorciatoia sbloccata. Ma dove siamo? Ah, quella porta lì che non si apriva, ma pensa a te. Ma siamo di ritorno alla nave, non è che abbia trovato un granché, però qua sotto. Qua sotto effettivamente non è che siamo andati. In teoria dovrei riuscire a trovare qualcosa. Non aver paura. Ma Ti troveremo una casa. Bogling amico Questo è lo ottenuto. stesso tipo di sfera di Zeffo. Cosa pensi che faccia? L'abbiamo portato sulla nave. Vediamo un po'.
Allora, vediamo un po'. Lì c'è un buco. Ah! Come facciamo a buttarla dentro? Aspetta. Ma anche volendo, cioè, non c'è niente di distruttibile. Sì, deve essere perfettamente in linea. Ah, che cosa? Ah, ma pensa te, c'è una stradina, guardate. Dai, entra. No, devo fargli fare, ma come faccio? Vai. Vai. Oh! Yes! Pronto per un altro steam? È uno steam! Andiamo. Sbloccato così. Tornando indietro. Nel primo pianeta. E siamo a 4. Ottimo. Stai facendo progressi, Cal. Grazie. Ora, invece, torniamo su Zeffo. Farò tutto abbastanza velocemente, ragazzi, quindi non vediamo, vi preoccupate. Dove possiamo andare. Però, appunto, è bello anche provare a tornare indietro. Vediamo un po' tutto. Ti ricordi di me? Venni su Bogano in cerca del mio vecchio maestro, Ino Cordova. Ben ritrovato. Immagino che voi due siate rimasti soli a lungo su quel pianeta. Oh, allora è partito dopo averti attivato. Ricordi l'ultima cosa che ti ha detto Cordova? Buona fortuna, Jedi. Che la forza sia con te. Le memorie per Cal. Nient'altro. Strano che però Cordova effettivamente non abbia lasciato niente per Cere, però, effettivamente è strano. Intanto stiamo per tornare su Zeffo. E ora voglio proprio vedere se abbiamo tralasciato qualcosa di importante, perché poi siamo venuti subito via. E secondo me qualcosina l'abbiamo tralasciato. Farò sempre in fretta, ragazzi. Eccoti, intruso. Mantenere la posizione. Trofeo guadagnato, questi sono vostri perché credo di aver rimandato indietro un botto di roba. Però quella roba lì verde è di qua. Eccolo lì. Vediamo un po' se riusciamo a buttarla. Qualcosa giù. Cosa si muove lì? Minaccia in arrivo. Torna qui. Convergere sul bersaglio. Attaccare con prudenza. Non deve fuggire! Ha spazzato via l'intera squadra. Hai visto? Non avrai la meglio! Ok, ci siamo, ragazzi. Ah, sì, beh. Prende il tubo qua, via.
Ok, niente da fare. Braccio connettore. Ti prenderò. Perfetto. Mamma mia. Una volta arrivati qua. Andiamo, prendiamolo. Ora dipende tutto da me. No! Prendeteli! Ti farò fuori, garantito. Riuscirò a colpire. Bah, non è semplice, ragazzi. Sembra, ma non lo è. Ah. Guardate quanta esperienza mi ha dato, perché? Non me l'aspettavo. È una statua Zeffo gigante. Pensavo di trovarci qualcosa degli Zeffo. Che luogo è? Cioè, tornando indietro, ragazzi, stiamo scoprendo tantissime cose, eh. Dove siamo? Ma dove è andato BD? B. B. Ah, sei qua. Niente di che, si torna indietro. Un braccio connettore. Sì, hai ragione. Penso di poter sostituire il tuo con questo. Ti do una sistemata. Vuoi fare una prova? Sul serio? Ecco fatto, grazie. Ma wow, Jedi! Bravo BD1. Pensa a te. Non devo andare su praticamente. Ok. Ma che vuoi? Yeah. È bello. È chiusa. Che dire? Ti vedo. Wow. Siamo tornati qua. Oh. Grandissimi, ragazzi. Mamma mia. E in più possiamo utilizzare l'abilità. Ci rivediamo alla nave. Ma prima utilizziamo i punti abilità per sbloccare. Ne abbiamo due persino, eh. Quindi potremmo sbloccare qualcosa da due. Rallentamento esplosivo. Recupero della forza migliorato, slancio migliorato, respinto, un attacco aereo che permette a Cal di respingere i nemici nei pressi del punto in cui atterra. Bello. Era questo che volevamo, no? Praticamente basta saltare e poi triangolo. Perfetto, ragazzi. Che personaggino. Ma soprattutto il braccio connettore. Estremamente forti e resistenti. Qualche punto debole, stando ai rapporti per sconfiggere
Silenzio! Qui. Dovrebbe aprirla. Dobbiamo muoverci! Ci ucciderà tutti quanti! L'ho colpito! Bravo! Non sai incassare i colpi? Inseguitelo! Dire che siano tutti morti! Qua dovrebbe aprirlo però, scusate. Non scapperai! Fermo, Jedi! Bisogna aprire questa porta. Sì. Wow. Ottimo, ragazzi. Cos'è BD1? Dov'è la determinazione? Nuovo interruttore. Di qua. Gli uccidano con la forza del pensiero. Vuol dire che spareremo per... Che veloce! Ma che... Non posso farcela da solo. Sembra C1 questo. Io posso batterti a differenza loro. Aiuto, PD! Ehi, C1. È C1, però è nero. Devi aprire qui. Ma che quanta roba stiamo aprendo? Ecco fatto, grazie. Sono tutti segreti, eh? Non preoccuparti per un manufatto perduto. Me ne occuperò io personalmente. Assurdo, ragazzi. Cioè, tornando indietro, eh? Cioè, tornando indietro abbiamo sbloccato di tutto. Calcio evasivo, attacco con scatto. Attacca subito dopo lo scatto per permettere a Cal di eseguire un attacco speciale con la spada laser. Fai vedere. Ah. Cioè che mentre corri praticamente vai di quadrato. Ok. Bello questo. Cioè mentre corro praticamente di via, guarda. Wow, è da provare. Stiamo sbloccando un po' tutto, quindi non ha importanza cosa prima, cosa dopo. Però ottimo. Ma qui adesso dove c'è C1? Ehi, BD1. Volevo salutarti. Ok. Che cavolo? Oh, wow. Occhio, eh? Sai qualche barzelletta, BD? Non lo so, perché? Simpatica. Sul serio? Oh merda. Andiamo. Oh. Ma perché?
spero che ci porti a qualcosa di veramente bello, perché... Ma che... Porca miseria! Ciao. Mamma mia, che cartelle che tira pure quest'altro. L'avevamo già affrontato, ragazzi, ma... Stiamo sempre concentrati. Jedi localizzato. Ma come Jedi localizzato? Non gliene frega niente di questo qua, scusami. Ma questi sono scemi. Ah, adesso li deviamo, eh. Dai, fate a schiaffi, bravo. Sì, ma io... Anche un altro. Puntare con precisione. Non devi averla vinta. Ma che scemo. Si può entrare, però, eh. Siamo salvi. Non puoi entrare, bello. Questo mi ricorda qualcosa. Questa barriera mi ricorda qualcosa. E voi sapete benissimo cosa. Serve, vero? Uno steam. Sto meglio. Che cos'è? Che cos'è? Ho detto prima io. Qui c'è una scala che porta ad un'altra porta. Qua abbiamo una barriera che mi ricorda molto un combattimento. E la perdita di qualcuno da parte di Obi-Wan. Ma non dico nient'altro. Non possiamo passare. Per caso hai visto le mie reazioni? No, ma l'odore attira gli scas. Le hai lasciate aperte? Dannati ratti. Mi sono allontanato solo un istante. Sentono però le voci, come mai non mi fa... Ho visto un nemico. Ma dove stai, zi? Non hai visto niente. Jedi, addosso! Come è possibile? Mi dispiace, ragazzi, ho dovuto. Andiamo, BD1. Quante cose stiamo vedendo? Di qua. Grazie, chi è? Non c'è un checkpoint? Ma porca miseria. Non me l'aspettavo. Ok. Sei mio, traditore. Dipende. Oh, oh, ma che cazzo? No, un attimo. Adesso! Riuscirò a mandare il colpo a segno. Sì. Non basta per sconfiggermi. What? The... Questo aiuto. È forte, ragazzi. Fermi. Non puoi ogni volta usare sta roba. È morto? È morto! Ma che cacchio! Perfetto. Comandante dei soldati epuratori? Epuratori. Possiamo arrivarci. È rosso.
Forse bisogna sbloccare un altro potere per quella corda rossa. Però qua non ci siamo mai venuti comunque. Ragazzi, siamo tornati su Zeffo per fare una capatina. E guardate qua che episodio è venuto fuori. Luogo dello schianto. Devo tuffarmi? Che luogo è? Ma questa è una nave. Tutto bene, BD1? Vedete lo Star Destroyer? È un Venator. Potrebbe contenere informazioni utili. Proverò a raggiungerlo. Uno Star Destroyer. Un altro eco. Gli abitanti hanno dedicato questo memoriale ai cloni sul Venator. Se solo sapessero la verità. Vedi? L'impero non è la nostra unica preoccupazione. Perfetto, ragazzi, ma io non mi sarei mai aspettato tutto questo bordello solo tornando indietro. Forse qua sblocchiamo uno shortcut, sapete? Poi si potrebbe tornare qua su. Sì. Ragazzi, forse sblocchiamo uno shortcut, che è molto importante adesso, eh? Un altro eco. Questo tunnel si è allagato. Cosa sarà successo? Secondo me sblocchiamo uno shortcut. C'è odore di olio vecchio. No, amico, non sei tu. È quest'acqua. Eccoci qua. Eccoci qua. Quindi siamo qui, prendiamo l'ascensore, andiamo giù e poi risaliamo per prendere l'altro. Guardate, che c'è? Che cos'è? Attrezzatura da scavo. Poi magari leggeremo tutto, eh. Però praticamente con lo scivolo andiamo giù e poi con l'altro andiamo direttamente alla nave. Lo Star Destroyer lì è da perlustrare di nuovo, ragazzi, ma non voglio... Muoversi, ora! Star troppo... Ma scusami, ma questo si spara ai piedi, non ho capito. Con questo torniamo direttamente alla nave. Ci sarà uno shortcut poi per tornare direttamente lì allo Star Destroyer? Eccolo qua. Sembra di sì, tramite quell'ascensore. Dove è andato adesso? Perfetto. Perfetto. Adesso dovrei arrivare alla nave. Ed eccoci di nuovo qua alla nave. Incredibile. Abbiamo uno Star Destroyer da controllare. Questo episodio ce lo siamo presi un po' di, chiamiamolo, di pausa. Perché abbiamo perlustrato sicuramente, però ci abbiamo messo più di quello che pensavo. E quindi, allora, era un interruttore. Sì, giusto, dovere determinazione 2. Ah, proprio sono con le fasce, quindi emettitore. Che bello così, raga. Elsa. Dovere determinazione. Così è con le fasce, però mi piace di più così, sinceramente. È molto bella così, ragazzi. Poi si può decidere se farla così
così scura. O oro. Wow. Spettacolare, ragazzi. Ragazzi, quindi alla fine siamo arrivati anche in chiusura di questo episodio, perché comunque abbiamo fatto veramente tanto backtracking, abbiamo visto veramente tante cose, abbiamo sbloccato tanti percorsi, soprattutto la strada per uno Star Destroyer che io sinceramente non mi aspettavo, e a questo punto credo anche che si possa perlustrare. Dall'altra parte però penso che chiamerò l'episodio Braccio Connettore, perché era questo il nostro obiettivo, no? Il nostro obiettivo primario era appunto trovare questo braccio connettore. Io ragazzi vi ringrazio, abbiamo preso un attimo questo episodio di pausa per stare un po' tranquilli, vi ricordo sempre di lasciare un bel like e di lasciare un bel commento, spero che siate felici finalmente che abbiamo trovato questo braccio connettore, non troveremo più muri davanti dove dice serve il braccio connettore, magari anche bauli che adesso possiamo sbloccare, tantissima roba ragazzi, quindi mi raccomando fatevi sentire nei commenti come al solito, grazie di tutto l'affetto che state dimostrando. Un abbraccio, un bacione, noi ci vediamo nel prossimo video o con lo Star Destroyer o decisamente andiamo avanti con l'altro pianeta, il pianeta dei Wookiee, non mi sono di certo dimenticato ragazzi di Kashyyyk, quindi dai, c'è tanta roba ancora da fare, tanta carne al fuoco, tantissima. Un abbraccio, un bacione, noi ci vediamo nel prossimo video. Mua. Bella.